Buonasera, buonasera e buonasera ancora, buonasera. Ciao, 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 ciao. Benvenuti a questa nuova lezione. È un po' che non ci sentiamo perché tra impegni lavorativi e un po' di sacrosante ferie insomma, sospeso per un pochino queste live. Sono rientrato momentaneamente a Milano e quindi ho detto, beh, sai cosa? Raccontiamo un pochettino di cose a chi mi segue in un formato differente. Era da un po' appunto che non facevo una lezione, spero che l'orario non sia troppo sbagliato, so che è quasi ora di cena per alcuni o comunque magari un orario un po' scomodo, ma eventualmente potete recuperarmela poi dopo in altri formati. Quali sono gli altri formati? Nel replay della stessa qui su Instagram potete vedere il replay su YouTube oppure ascoltarvela sotto forma di audio nella vostra piattaforma di streaming preferita, che se è Spotify meglio di tutto perché mi potete lasciare una bella valutazione e quindi mi aiuta a crescere come podcast. Detto questo, tanto che si connettono un po' più di persone, dobbiamo dargli un attimo di tempo al nostro amico Instagram di far girare il messaggio tra tutti, vi aggiorno su un po' di cosine che magari vi possono interessare. La prima cosa è che sto andando avanti a un ritmo abbastanza spedito con la scrittura del mio libro. Sarà un libro abbastanza pratico che parlerà di un metodo per fondamentalmente far crescere business e-commerce. Perché? Perché negli ultimi anni in Loop, ma io per primo, mi siamo specializzati in questo e quindi sarà un libro abbastanza pratico che può essere utilizzato da chiunque voglia fare e-commerce. E-commerce che vuol dire fondamentalmente qualsiasi business che poi vende in modo diretto online, perché di fatto molte delle cose che vedremo sono simili, sono applicabili a diversi appunto settori. Comunque, via di questo, sono andato avanti col libro, la scuola continua con le sue lezioni, ho visto che ci sono diversi nuovi iscritti a Performance School, quindi fa molto piacere, e poi insomma anche a Facebook Ads Pro, insomma, è sempre molto apprezzato da chi lo studia, quindi sono molto molto contento di questo. Detto questo, direi di cominciare con la lezione di oggi. Sarà una lezione molto pratica, vi darò dei consigli estremamente concreti sul cosa fare e come farlo, e parleremo di due argomenti. L'argomento numero uno è come aumentare l'average order value, quindi il valore degli ordini del vostro e-commerce, e il secondo punto che andremo a vedere, che poi di fatto è anche molto spesso correlato al primo, è invece quello di come alzare il conversion rate, quindi il tasso di conversione sul nostro e-commerce. Sono argomenti fondamentali per chiunque faccia non solo e-commerce direttamente, ma chiunque faccia advertising. Questo perché? Perché soprattutto nel momento in cui il costo del traffico aumenta e la propensione all'acquisto non è molto alta, avere all'interno del nostro sito un sistema di conversione che sia coerente con i nostri obiettivi funziona molto meglio. Questo che cosa vuol dire in un altro modo? Vuol dire che se un click ci costa sempre di più e non riusciamo ad alzare il nostro ROI, il nostro ritorno sull'investimento andrà a diminuire. Stessa cosa, se noi abbiamo un conversion rate troppo basso e abbiamo un costo del traffico che cresce, avremo meno ordini vuol dire meno fatturato, ma vuol dire anche meno margine, vuol dire anche meno soldi, e siccome senza soldi i business non vanno avanti, capite che è importante riuscire a tirare, insomma, lavorare su queste due variabili, che non sono le uniche, ma comunque sono due variabili molto importanti. Partiamo dalla OV, quindi partiamo dal valore medio dell'ordine. La OV dipende fondamentalmente da che cosa? Da quanti prodotti mettiamo nel carrello, da che prodotti mettiamo nel carrello e soprattutto dal valore di questi prodotti. Solo mettiamo nel carrello, poi noi decidiamo di acquistare, no? Quindi i nostri clienti decidono di acquistare. La cosa che spesso ci andiamo a dimenticare è che un AOV più alto può essere appunto composto da diversi fattori, quindi potremmo mettere prodotti più costosi o più prodotti. Quindi la leva principale
primaria per alzare la OV è o fare upsell, quindi vendere dei prodotti ulteriori rispetto a quelli che gli utenti avevano già messo nel carrello, o fare cross-sell, quindi vuol dire vendere prodotti correlati, nel caso di upsell sono prodotti diversi, cross-sell vuol dire prodotti correlati a quelli che gli utenti avevano messo nel carrello, oppure lavorare direttamente sul carrello con prodotti più costosi creando dei bundle. Cosa sono i bundle? Sono insieme di prodotti che noi preselezioniamo e che mettiamo davanti al nostro utente, magari offrendogli un'offerta specifica se acquista più di un prodotto. Andiamo a vedere nel dettaglio sia upsell e cross-sell che i bundle. Upsell e cross-sell si possono fare in diversi modi, si possono fare direttamente all'interno del sito, quindi potete lavorare a livello di product page, potete lavorare a livello di automazioni all'interno del sito, quindi metti un prodotto, ti consiglio di metterne un altro, ma si possono fare anche post purchase, quindi l'utente ha acquistato un prodotto, possiamo mandargli una mail che dice guarda, hai comprato questo prodotto, potrebbe interessarti quest'altro, oppure fare anche semplicemente delle DPA o delle DABA all'interno delle nostre campagne ADV su Meta in cui mostriamo dei prodotti correlati. Oppure, se abbiamo pochi prodotti sul sito, non occorre fare DPA o DAVA, possiamo fare semplicemente delle collection in cui mostriamo questo tipo di prodotto. Perché conviene sempre fare upsell e cross-sell? Perché comunque ci sono gli utenti, molti utenti sono indecisi, ricordiamoci sempre che su 100 utenti che entrano nel sito, solo 2 comprano in quella fascia lì, in quella sessione lì, quindi tendenzialmente abbiamo 98 persone su 100, ipotizzando tasso di conversione del 2% che acquistano, no? Quindi se noi andiamo a prenderci gli altri 98, ci saranno quelli che sono indecisi, ci saranno quelli che non sono interessati. Ecco, gli indecisi, anche se fossero altri 2 su 100, ci aiuterebbero a raddoppiare il tasso di conversione e fondamentalmente a farci più soldi sopra, quindi a parità di investimento. Quindi costruire delle automazioni può essere un sistema di aumentare il sistema di cross-sell o di upsell. Uguale utilizzare DPA e DABA, visto che comunque l'utente l'abbiamo già pagato una volta, tanto vale trovare delle soluzioni diverse perché questo decide di acquistare. Ok? Niente di nuovo forse per alcuni, ma vedo che molti siti ancora non lavorano su upsell e cross-sell ed è un peccato. Altro punto invece la parte di bundle. Il bundle si può costruire in diversi modi. Possiamo fare dei bundle sulla quantità, quindi compri più unità di un singolo prodotto, ti do una scontistica maggiore. Oppure possiamo fare dei bundle di prodotti correlati. Di solito la gente compra questi 3 prodotti insieme, io ti faccio già un unico prodotto che li contiene tutti e 3 e ti do una scontistica ulteriore. Perché dare una scontistica ulteriore? Uno, perché aumenta la conversion rate, e 2, perché comunque di fatto se noi vendiamo 3 prodotti in un colpo solo, alziamo l'average order value, ma soprattutto il costo di spedizione di fatto non aumenta per 3, aumenta meno per 3, quindi abbiamo una marginalità maggiore. Avendo una marginalità maggiore riusciamo obiettivamente ad avere una gestione della nostra cassa migliore e quindi di fatto il nostro e-commerce funziona un po' meglio, ok? Altro esempio di bundle potrebbero essere dei bundle che si vanno a costruire gli utenti da soli, quindi dei bundle personalizzati con delle dinamiche, per esempio compri questo prodotto più questo che ti scegli tu e ti diamo una scontistica specifica, oppure dei bundle per tipologie di utilizzo. Vi faccio un esempio, io sono un e-commerce che vende abbigliamento da calciatori, ti vendo la maglia, ti vendo anche il pantaloncino, ti vendo anche il calzettone, ti vendo anche il parastinchi, ok? I parastinchi direttamente tutti correlati tra loro e potrebbe essere molto utile per alzare la OV perché gli toglie il pensiero all'utente. L'utente che arriva lì dice vabbè già che ci sono, compra un po' tutto e questo non è male. Altro metodo invece è quello di mettere vicino al carrello in cross-sell a dei bundle già esistenti degli altri prodotti che gli utenti si erano dimenticati magari, o comunque dei prodotti a basso costo che però ci alzano un pochettino il valore del carrello e quindi ci alzano la marginalità. Ovviamente bisogna fare bene i conti. Perché? Perché costruire i bundle sembra semplice, però in realtà dipende molto dalla marginalità che noi abbiamo sul singolo prodotto e rischio di dare delle scontistiche troppo alte rispetto a quelle che possiamo andare a permetterci e questo non va bene. Altro metodo
che abbiamo per alzare la OB è, come già vi accennavo, fare degli sconti su quantità, non necessariamente attraverso dei bundle, ma semplicemente mettendo in scheda prodotto il fatto che se un utente compra almeno 2 prodotti, 3 prodotti, 5 prodotti dello stesso tipo, ha delle scontistiche. Questo funziona bene su prodotti deperibili o comunque consumabili, e funziona bene anche in realtà su business in cui gli utenti mettono tanti prodotti nel carrello e di fatto non sanno mai quale scegliere, e ce ne sono tantissimi diversi. Altro modo per alzare la OV che noi utilizziamo molto spesso è quello di provare a fare dei test sulla soglia di fatturazione minima perché l'utente riceva la spedizione gratuita. Quindi se abbiamo un carrello medio di 60 euro, provare a mettere la soglia di spedizione gratuita, fatturazione minima, insomma, con la spedizione gratuita, a metterla a 70, a volte alza il carrello medio. Perché? Perché l'utente, piuttosto che spendere magari 6 euro di spedizione, ne spende 10 in più di prodotto, che però non sono mai 10 euro in più di prodotto, e quindi la OV si alza. Okay, questo è un metodo semplice ma che funziona sempre. Oppure un altro modo per alzare la OV è quello di utilizzare sistemi di buy now pay later, tipo Klarna, Scalapay o similari. Anche questo, forse Onis, chiama un altro se non ricordo male. Comunque sistemi di pagamento dilazionato. Perché? Perché l'utente è disposto tendenzialmente a fare ordini più grossi se gli diamo la possibilità di dilazionare a rate, quindi pagare a rate il prodotto. Quindi ci spendo un po' di più, ma tanto mi esce la cassa un po' alla volta, insomma me lo pago un po' alla volta, non è male. Questo è molto interessante, anche se ovviamente questi servizi hanno dei costi, e questi costi poi dobbiamo metterli nel nostro P&L, nel nostro conto economico, no? Ovviamente del nostro e-commerce. Comunque, ok. Altro modo per alzare la OV è quello di sfruttare bene le fidelity. Perché? Perché le fidelity possono essere correlate al volume di spesa, e se lavoriamo bene su sistemi di loyalty o di fidelity, quindi l'utente ogni volta che spende mette via dei punti e questi punti vengono convertiti, se facciamo bene le soglie l'utente è, diciamo, portato a spendere di più per avere dei vantaggi maggiori. E questo, al di là dell'online, funziona benissimo anche con l'offline. Nel caso dell'online è un periodo più difficile da gestire, ovviamente, perché ci vogliono dei tool specifici, eccetera. Dal punto di vista dell'offline, in realtà, è un periodo più semplice e ci sono delle casistiche straordinarie. Non so se avete mai sentito parlare della carta Fidati di Esselunga o di Lidl Plus di Lidl. Se andate a vedervi nei gruppi verticali, qualche settimana fa, qualche mese fa, Esselunga dava la possibilità di comprare dei coltelli di Berkel chi raccoglieva dei bollini, e la gente, pur di avere questi coltelli, ha speso molto di più di quello che avrebbe speso probabilmente in quel momento lì, con l'illusione del premio. Ecco, quello è un sistema, chiaro, è un concorso a premi in quel caso, ma la leva è più o meno similare, insomma. Quindi usare le fidelity card, la fidelità dei propri clienti per alzare le OV. Più spendi, più è maggiore la possibilità di ottenere dei vantaggi. Anche questo è una cosa molto interessante. Oppure più spesso compri, più dai la possibilità di vincere determinati tipi di vantaggi. Ho visto cose tipo vinci dei prodotti, vinci dei servizi, vinci la spedizione gratuita sui prossimi ordini o cose di questo genere. Ce ne sono tanti modi diversi, ma le fidelity utilizzano, vanno molto bene. Altra cosa, se vogliamo alzare la OV, dobbiamo lavorare bene all'interno del nostro sito, quindi nel nostro processo di vendita. Quindi, siccome la customer journey degli utenti, lo sappiamo, è un bel casino, un messy middle, come dicono gli utenti, come dice Google, cioè ogni utente ha il suo percorso d'acquisto sempre più complesso, sempre più spinto, eccetera eccetera, se noi lavoriamo bene all'interno del nostro sito e quindi riusciamo a costruire un processo nel quale non solo vedono i prodotti che noi gli abbiamo mostrato magari con le nostre ad o con le nostre email, ma vedono anche prodotti correlati, prodotti più costosi, prodotti migliori, lavoriamo sulla riprova sociale, lavoriamo sull'education, quindi sul far capire che certi prodotti funzionano meglio se ne abbiamo degli altri, oppure rendono meglio se ne abbiamo degli altri, ecco, e costruiamo una struttura dei contenuti all'interno delle nostre pagine prodotto che facciano venire voglia all'utente di acquistare più prodotti, vedete che il vostro OV cresce. E come vi dicevo prima, avere una OV che cresce, quindi una OV maggiore, ha diversi vantaggi. Uno, abbiamo ovviamente più margine, perché a parità di costo del traffico abbiamo più margine se la OV è più alto, e
soprattutto abbiamo la possibilità di far ruotare di più i prodotti, quindi facendo ruotare di più i prodotti, ovviamente piccolo inciso, non vi ho detto che per alzare la OV potete alzare anche i prezzi, ma questo è abbastanza ovvio, ma comunque tornando al nostro discorso di rotazione dei prodotti, aumentando la rotazione dei prodotti aumenta quella che è l'economia di scala, aumentando l'economia di scala probabilmente abbiamo un'ulteriore marginalità, ok? Quindi tendenzialmente non è una cosa interessante, insomma questa cosa da fare. Prodotti ottimi, chiede, ci sono delle app Shopify per fare Fidelity Card? Sì, ci sono sicuramente, anche se io a quel punto andrei a lavorare più magari su cose tipo Loyalty Lion o sistemi similari per fare delle Fidelity in quel modo lì. Quindi, cos'altro vi posso dire sulla OV? La OV è una leva utilissima per far cassa, una leva utilissima per fare margine, è una leva utilissima per tutti gli e-commerce, e quindi insomma cercate di lavorarci. Anche alzare del 10% la OV anno su anno vi permette di fare grandi grandi differenze a livello di fatturato, e al contrario, se non riuscite a lavorare su questo e poi a un certo punto vi si abbassa la OV, capite che la differenza a livello di fatturato è importante. Immaginatevi semplicemente che se io faccio 1000 vendite e prima la OV era 100 euro, faccio 100 per 1000 e sono 100.000. Se invece la OV poi è 95, non è più... faccio un esempio più facile. Se faccio 100 vendite e la OV è 100, faccio 100 per 100, 10.000 euro. Se la OV è 95, faccio 100 per 95, fanno 1.500 euro, capite che ho già perso 500 euro con un 5% di differenza, a parità di numero di vendite. Siccome fare una vendita mi costa più o meno uguale, capite che alla fine sto perdendo un sacco di soldi con piccole variazioni di una metrica che in realtà possiamo andare anche a controllare abbastanza facilmente. Poi, cos'altro vi posso dire? Niente, sulla OV poi magari mi verranno in mente delle altre idee, degli altri spunti. Passiamo a parlare di conversion rate. Allora, il conversion rate su un sito dipende da diverse variabili, no? La variabile numero uno è la velocità di questo sito. Se lavorate su Shopify, la velocità non è quasi mai un problema, se non fate troppi accrocchi con le applicazioni e non fate troppe porcherie lato contenuto e foto. Tuttavia, la velocità, soprattutto da mobile, è una leva fondamentale. Ecco, se non riuscite a lavorare bene sulla velocità del vostro sito, il vostro conversion rate decresce in modo esponenziale. Potete cercare tranquillamente su Google e troverete un sacco di grafici che vi mostrano come un secondo in più nel sito faccia disintegrare il vostro conversion rate, parlo di secondo di caricamento del vostro sito. Altro punto, deve esserci un'esperienza mobile coerente. La maggior parte del traffico di discovery, quindi il traffico che cerca prodotti, passa tramite mobile. Passare tramite mobile che cosa vuol dire? Vuol dire che l'utente vi guarda su uno schermo verticale, non orizzontale, uno schermo in cui ha pochissima attenzione, quindi se non strutturate bene la parte mobile, che è primaria rispetto a quella desktop, e ve lo dico e ve lo ripeto, è primaria rispetto a quella desktop, perdete conversion rate. Questa cosa è ovvia, eppure ancora la maggior parte dei siti non sono strutturati per il mobile, e questa cosa è una perdita di soldi enorme. Altro punto, deve esserci un sistema di navigazione semplice, sia da mobile che da desktop. Se l'utente non trova ciò che sta cercando, non va, semplicemente esce dal sito, il vostro conversion rate va giù. Eccolo qua, altro punto. Perché non mettete una barra di ricerca nei vostri siti che sia facilmente accessibile? Perché non state a ragionare sul concetto di accessibilità del vostro sito anche per persone distratte, oltre che per persone che magari hanno problemi di accessibilità? Ecco, vi assicuro che questa cosa qui, ok, la navigabilità del vostro sito, la navigazione del vostro sito è fondamentale, eppure la maggior parte degli e-commerce fa schifo perché non si trovano i prodotti, oppure perché noi diamo per scontato che gli utenti sappiano già che prodotti abbiamo, cosa che è impossibile con pochi prodotti, figuriamoci con tantissimi, ok? Quindi lavorare sulla navigazione, mettete una cazzo di barra di ricerca gigante nel vostro sito, soprattutto se avete tanti prodotti diversi. Altro punto, per alzare il vostro conversion rate avete bisogno di trust. Trust cosa vuol dire? Credibilità. La credibilità si ottiene in diversi modi,
con le recensioni, con gli UGC, sto forma di reel all'interno delle vostre pagine prodotto, con la riprova sociale sui giornali, delle ottime valutazioni anche al di fuori del sito. Quindi insomma abbiamo mille modi diversi per aumentare la nostra diciamo credibilità. Perché non li utilizziamo tutti? Perché esco dal prodotto non trovo le recensioni? Perché esco dal prodotto trovo ancora zero valutazioni? Non metterlo piuttosto. Perché esco dal prodotto non trovo i video di utilizzo del prodotto che mi fanno vedere che è un prodotto reale, che ha un funzionamento? Perché esco dal prodotto non trovo ancora il customer care dove a cui poter chiedere se ho dei dubbi? Perché poter parlare con qualcuno dà maggiore credibilità se questo qualcuno poi risponde, no? E allora perché non ce l'ho? Perché non ci ho pensato? Oppure perché ho deciso di non farlo perché mi sento migliore? Ecco, questa roba vi fa perdere un sacco di soldini. Altro punto, stupidissimo magari, ma ancora la maggior parte degli e-commerce non ci pensa, fate delle foto decenti, che non vuol dire fare delle foto belle, ma vuol dire fare delle foto utili. Utili vuol dire che se devo far vedere come devo vendere una maglietta, la maglietta su fondo bianco ormai non serve più a niente. Mettila indossata, mettimi l'altezza e magari la taglia che indossa il modello. Fammi vedere la maglietta con un outfit, fammi vedere la borsa nel caso in un contesto, fammi vedere uno stile, fammi vedere, ok, come utilizzo il prodotto, fammi vedere i vantaggi del prodotto. Ipotizziamo se siamo un business che vende prodotti beauty o che vende prodotti food, fammi vedere le caratteristiche intrinseche e i vantaggi di utilizzo, cioè fammi capire dalle foto cosa andrò a comprare. Non foto su sfondo bianco perché mi costano di meno e allora va bene così. No raga, non funziona. Eppure siamo lì, uguale per i video, è inutile fare un video incredibile in home page e poi in scheda prodotto non ho dei micro video che mi raccontano cosa succede, come succede, perché succede e magari dell'utilizzo del prodotto. Cioè lavoriamoci, ok, su questa roba qua, cioè è importante sinceramente. Poi altro modo per alzare il conversion rate, lavorare sul contenuto di reso chiaro e di customer care raggiungibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi non mettete delle informazioni chiare sui resi, sulle taglie, su tutto quello che è le informazioni utili al cliente per decidere di acquistare da voi rispetto ad un'altra parte, ragazzi, c'è un problema, perché quella cosa lì manca e l'utente ha più dubbi se quella cosa manca, perché magari non tutti i clienti guardano la politica di reso, ma magari qualcuno sì, e quel qualcuno magari quando arriva a guardare la politica di reso vuol dire che quel prodotto lo vuole, e se voi non gliela date perdete soldi. Quindi politica di reso chiara e customer care sempre raggiungibile, anche in checkout, anche in scheda prodotto, in home page, dappertutto. Volete automatizzarlo? Provateci, ma fatelo. Se voi non sistemate questa cosa qui, vi assicuro che poi i clienti non vi scelgono. Se voi avete business, e-commerce, magari hanno anche una parte di abbonamento, ancora peggio. Perché? Perché non si fidano di voi se non avete delle politiche chiare, dei termini di servizio chiari. Quindi lavorate su questa cosa qui. Poi, altri modi per alzare il conversion rate, abbiamo già accennato un po' prima, automation on site, quindi guido l'utente con delle informazioni aggiuntive che escono, quindi dei pop-up, degli insight, degli spunti, delle cose che escono a seconda del percorso d'acquisto che fa l'utente. Oppure faccio automazione di recupero carrello, faccio automazione di recupero checkout, faccio automazioni di upsell e cross sell, perché ogni utente che io faccio rientrare nel mio sito e acquista nel mio sito mi alza il conversion rate medio, e alzare il conversion rate medio a parità di OV vuol dire che comunque sto facendo più soldi. Perché? Perché traffico per conversion rate fa numero di vendite, per AOV vuol dire avere dei soldini in più in cassa, e avere soldini in più in cassa vuol dire avere maggiore possibilità di successo. Altro punto, ultimo punto sulla parte di conversion rate, anzi penultimo punto della parte sulla conversion rate, è il concetto di customer care come sales. Perché? Perché ci sono delle persone che non comprano all'interno del sito perché non capiscono come funziona il sito. Magari il sito è anche fatto bene, ma per loro no. Quindi addestrate il vostro customer service a diventare un customer support o un customer sales
management system, quindi fondamentalmente devono diventare dei venditori, perché? Perché è solo loro che risolvono i dubbi dei clienti, poi di fatto porteranno dei soldi a casa. Perché? Perché l'utente che arriva a scrivere è un utente veramente interessato, o comunque più interessato di uno che non scrive. Ok? Riusciamo a raccogliere anche dei dati, sistemiamo questa parte qui se vogliamo alzare il conversion rate. Ultimo punto, la CTA. Le CTA, quindi la call to action, quindi la veramente compra, non necessariamente deve essere compra ora, acquista ora, può anche essere parlante. Cosa vuol dire? Vuol dire portare gli utenti a fare in modo che capiscano qual è il vantaggio per loro, quindi inizia ora a cambiare la tua vita, non so, ricevilo in ora, ricevilo in 3 giorni, cambiare anche le call to action aiuta. E altro punto, le call to action devono essere sempre visibili. Perché? Perché se la vostra call to action, soprattutto mobile, io sto scrollando e poi, ok, non torno indietro, perché cioè devo tornare indietro, perché altrimenti non riesco a leggere il non riesco a trovare dove cliccare il bottone per aggiungere il carrello, è un problema. Quindi mettete sti sticky menu, se potete, in modo che seguano l'utente attraverso il suo scroll. Perfetto. Ok, allora, io le cose che volevo dirvi oggi più o meno ve le ho dette. Non sono molte altre cose, o meglio, andrebbero visti i casi specifici, andrebbero sistemate le pagine di prodotto, andrebbero sistemate le home page, andrebbero sistemate tante cose, e di queste robe qua parliamo all'interno di Performance School costantemente. Quindi se volete lì dentro trovate molte più lezioni in merito. Una cosa che però molto spesso ci dimentichiamo è che per alzare il conversion rate e la OV nel nostro sito possiamo anche lavorare prima del sito, prima che l'utente arrivi sulla pagina prodotto. Come si fa? Si fa attraverso 2 cose. Uno, si fa attraverso le pre-landing o pre-sales page o pagine di riscaldamento o advertorial, chiamateli come volete, quindi al posto di mandare traffico direttamente all'interno della pagina prodotto o del vostro sito, lo mandate su una pagina in cui convince l'utente di aver bisogno di più prodotti diversi, e questo vi alza la OV e il conversion rate. Oppure si fa attraverso delle inserzioni che facciano vedere l'utilizzo del prodotto. Perché? Perché se fai vedere l'utilizzo del prodotto, il conversion rate si alza, ok? I benefici, l'utilizzo, migliori inserzioni vuol dire miglior qualità del traffico, miglior qualità del traffico vuol dire maggiore conversion rate, che se unito anche una OV maggiore, capite che è una bellissima cosa. Perfetto. Cos'altro vi posso dire? Leggo un po' le domande. Beh, c'è la domanda di Filippo. Sì, salvo la live come sempre qui su Spotify, dove vi pare, su YouTube, quindi insomma tra poco ci salutiamo e la salviamo. Vediamo qua se hanno altre domande. Se il cliente sbaglia la taglia, se un cliente sbaglia la taglia, è lui che deve mandare indietro le sue spese o il venditore a pagare la spesa di reso? Dipende dai termini di servizio. Scegli tu cosa fare, cosa ti conviene fare. Tendenzialmente il reso per non conformità è per legge obbligatorio, il reso per errori d'acquisto hanno un tempo di reso. Poi dipende dal caso specifico, quindi ragiona un pochettino, fai i tuoi conti. Ok, esiste la IoT Lion per WordPress? Magari sì, può essere, cioè sicuro, va cercato qualcosa di simile, non lo conosco, io con WordPress obiettivamente non lavoro da un po', ma sicuramente esiste. E cos'altro vi posso dire? Boh, niente, raga, mezz'oretta di lezione, rapidi indolori, andiamo tutti a cena. Spero di avervi dato qualche spunto utile. Se avete domande, se avete dubbi, se avete altro, sapete dove trovarmi. E niente, spero di esservi stato utile. Quindi, ciao ciao!